Allora, consigliere Coppola, tra gli occupanti dell'aula consiliare ovviamente c'è anche la sua figura. Lei, fra l'altro, non per volerne agli altri consiglieri comunali, ovviamente, ma essendo pure operatore del settore, magari ha una conoscenza più precisa di quello che è il comparto sanitario qua locale. Premetto che è una manifestazione con lo scopo deve essere pacifica, che è quello di, nel più breve tempo possibile, avere un'interlocuzione per come è stato chiesto in quel documento fatto dal Consiglio Comunale. Io non c'ero, ma l'ho condiviso, ho detto Presidente, fate voi, perché ritengo che noi dobbiamo dare risposta alla cittadinanza, comunque agli utenti che poi sono anche i pazienti. E per trovare delle soluzioni che mi rendo conto non sono di facile attuazione. L'ospedale è stato scelto Covid perché Covid Hospital Marsala perché in quel momento nell'emergenza poteva ricadere solo su Trapani e Marsala, che erano i due ospedali che avevano la terapia intensiva e che non poteva essere sicuramente Trapani perché c'è l'emodinamica. Dopodiché, dopo che è finita la prima ondata, si poteva in quel momento pensare, ma queste sono direttive che vengono da un'organizzazione su base regionale e anche nazionale, perché ricordiamoci, interviene anche la protezione civile, per quanto riguarda l'organizzazione dell'emergenza Covid, si poteva pure pensare di trovare un'altra soluzione. Bene, oggi purtroppo il danno c'è stato fatto, comunque sono per i marsalesi, che hanno avuto notevoli disagi. Ritengo che più che chiedere sappiamo che nell'immediatezza l'ospedale non può essersi convertito perché dobbiamo essere onesti con la gente, perché non ci sono le condizioni, ancora ci sono dei ricoverati affetti da Covid che sono in terapia intensiva o semintensiva e nei vari reparti, pur se sono pochi, ma fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, l'ospedale era pieno. È pur vero però che comunque l'ospedale serviva a una cittadinanza tra Marsala e Petrosino di quasi 100.000 abitanti anche per quanto riguarda le prestazioni di diagnostiche e specialistiche. Io parlo del laboratorio d'analisi, radiografie, ecografie, gastroscopie e questo ha penalizzato sicuramente i marsalesi. Perché? Perché i laboratori d'analisi, questo l'ho detto in Consiglio Comunale, i laboratori, quelli che sono i centri convenzionati accreditati che hanno il budget in dodicesimi si sono dovuti, sono in grossa difficoltà, sono andati quasi in tilt perché gli esenti ticket che andavano in ospedale, oggi rivolgendosi nei laboratori o nei centri convenzionali, non possono avere la prestazione immediata perché il budget dopo 12 giorni già terminato. E questo è un problema. Il problema vero però è una cosa, che è anche vero che se non rientra il numero di contagi e non si fa una campagna vaccinale a tappeto, non sappiamo quanto potrà durare questa situazione. Io ho apprezzato il lavoro fatto per esempio su Pantelleria che hanno 3 punti hub per le vaccinazioni secondo la direttiva per le isole free, però è anche vero che Marsala ha un territorio così vasto che prevedere per esempio più punti di vaccinazione coinvolgendo i medici privati, i medici del territorio e personale che potrebbe anche pure in maniera volontaria prestare il proprio servizio e la propria opera affinché si faccia una campagna vaccinale per convincere la gente a vaccinarsi, qualsiasi tipo di vaccino, ma nello stesso tempo per avere un'immunizzazione del territorio che possa, accendere quella speranza che l'ospedale ritorni prima possibile nella piena funzionalità. Questo è il mio pensiero. Poi ci sono, è pur vero che Marsala ha un solo punto che è un distretto per quanto riguarda, noi sappiamo, se è stato sollevato spesso l'esenzione ticket per patologia che oggi l'ufficio è intasato. Con un solo impiegato o impiegato non si riesce a sopperire e fare le procedure in maniera celere, per cui il soggetto che potrebbe essere potenzialmente fragile deve fare prima la coda lì e poi si deve mettere in lista per. Dunque è un po' il sistema che deve essere migliorato. Io mi auguro che, come ha detto il Presidente Sturiano, di avere. Io non lo so se ci sarò, se mi chiameranno, con i vertici dell'ASP, con il Presidente della Regione, che su Marsala ci sia una maggiore attenzione, visto che noi siamo stati privati del nostro nosocomio, che comunque, ripeto, assorbivano, a parte la provincia, ma 100.000 abitanti. Questa è la questione. Se riusciamo a fare qualcosa di più rispetto a quello che
anche la gente si sente un più tranquillizzata. Immagini lei, uno che potrebbe avere una sospetta leucemia e magari non ha le risorse per andarsi a fare un prelievo, non può andare in ospedale perché è senza ticket, perché l'ospedale non funziona, va al laboratorio e gli dice: io non te lo posso fare perché sono con il budget. E allora può diventare anche drammatico. Dunque il problema è anche della diagnosi. I tempi di attesa, devo dire, per quanto riguarda le visite specialistiche al distretto sanitario sono notevolmente ridotte, perché comunque alcuni servizi sono stati potenziati, ma quelle della diagnostica devo dire di no, perché per una TAC e una risonanza magnetica con mezzo di contrasto nella struttura pubblica parliamo di 6-7 mesi. Dunque, se c'è uno la possibilità economica per farselo, se la fa, se non ce l'ha. Dunque sono piccole attenzioni che devono essere svolte soprattutto alla cittadinanza, che non è il singolo caso, i casi sono diversi, sono a decine ogni giorno. C'è anche una questione del pronto soccorso, l'ambulanza. Io primo sono andato per un'esperienza diretta vissuta, che non ho trovato l'ambulanza e ho dovuto ricorrere, grazie al collega Leo Orlando, all'ambulanza privata. Ma Massala aveva fino a qualche mese fa, per volontà della regione, una terza postazione. La convenzione non l'hanno più estesa, l'hanno fatto solo a prestazioni. Io dico, chiunque faccia volontariato e deve fare turni notturni non può essere pagato a prestazioni, perché c'è gente che lavora di notte. Dunque la convenzione andava rinnovata ed eventualmente ad estesa o da un'altra ambulanza. Non dico che deve essere necessariamente medicalizzata, ma che ci sia la possibilità che l'ambulanza sia a disposizione del territorio, perché immaginate nel momento in cui l'ambulanza deve essere sanificata il tempo che si perde. Dunque bisogna essere un po' più incisivi. In questo caso, per esempio, non c'entra l'AFL, c'entra la SEUS. Questa è la... Ecco, ma si potrebbero creare, creando dei percorsi di sporco e pulito, ecco, non si potrebbero coibitare assieme in una struttura così grande la parte dedicata al Covid con quella dell'utenza ordinaria? Il problema non è sporco pulito, il problema è nel momento in cui entra un sospetto Covid che va a fare un esame strumentale, che potrebbe essere una radiografia o una TAC, ed è Covid, i tempi di sanificazione nel frattempo che arriva un altro utente che ha bisogno della stessa prestazione, non so quanti tempi si possono passare. Tempo fa io ho chiesto anche la disponibilità delle strutture, ci sono strutture a Marsala che potrebbero anche essere servire per fare il pronto soccorso. Avevo pensato qualche clinica convenzionale, anche spostando il personale per la struttura per le urgenze. L'emergenza, noi sappiamo che un cardiopatico, un affetto da infarto, non può andare in questi centri. Sicuramente se il medico già ritiene che è un infartuato, lo sposta su Trapani, che c'è l'emodinamica. Però è pur vero che a volte al pronto soccorso ci sono disagi, perché creare il doppio percorso, poi nel momento in cui sì, uno è pulito, uno è sporco, però poi abbiamo noi due strumenti che possono servire l'utenza, oppure lo strumento è sempre uno: esce il sospetto Covid e deve essere sanificato per assistere il non Covid. Io queste cose sinceramente non lo so, perché non lavoro dentro l'ospedale. Poi dico, sono domande che ci dobbiamo porre. Dunque il problema è cercare di creare meno disagio all'utenza e ai nostri cittadini. E mi rendo conto, io non accuso nessuno, anzi, io sono uno che avevo pur subito un intervento chirurgico, l'ho fatto ammazzare, non mi è pesato i 20 chilometri, però è pur vero, per fare un intervento chirurgico, io parlo di qualche anno fa, dovevo fare degli accertamenti e li facevo sul territorio. Io ho un reddito, posso pagarli, e chi non può pagarli? Dunque è questo il problema. Dunque bisogna cercare di... e poi non vanificare lo sforzo fatto per 30 anni per avere un ospedale che comunque ha diverse sale operatorie, tra cui quelle dedicate, che sono quella della sala parto e l'oculistica. Sono reparti che sarebbe un peccato che venissero smantellati. Tra l'altro, vedete, Marsala comunque, al di là di ogni cosa, aveva raggiunto un livello professionale di riguardo. Dico, la cardiologia, per esempio, è un reparto ottimo a Marsala. C'era l'unità intensiva cardiologica, l'urologia. Noi abbiamo avuto momenti che venivano gente da ogni provincia. Dico, ma al di là di ogni cosa c'è un'emergenza e noi lo sappiamo, dobbiamo essere concreti e responsabili. Dunque ritengo che dobbiamo trovare delle soluzioni che nell'emergenza una città di sindrome non può essere trascurata.
Questo è quello che rimaniamo. Poi pian piano, secondo me, se ci sarà un calo dei contagi e ci sarà una campagna vaccinale che Marsala, secondo me, meriterebbe più punti, secondo me nel giro di qualche mese potremmo rientrare nella normalità, almeno questo è quello che mi auguro.